raccontato delle belle storie, ho riascoltato e non fa mai male ripetere e riprendere storia della nostra città, perché siamo noi i primi che dobbiamo conoscerla per bene e divulgarla. Un gruppo di ragazzi, ventenni, che giocavano a calcio e giocavano in un campo che era a ridosso dell'Ilva, dove c'era l'ammasso delle scorie in pratica dell'Ilva. Completamente ignari questi ragazzi, rincorrevano un pallone, rincorrevano la felicità, uscivano dal campo sudati, si abbracciavano pieni di polvere anche quando pioveva. Purtroppo quelle polveri, sappiamo tutti poi dopo che c'era in quelle polveri. Quella squadra, Ilva Football Club, raccontata anche da Fulvio Colucci, un bravissimo giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, sono morti tutti. In una giornata caldissima, Paola si sente male e muore. Lascia il marito e due bambini. L'episodio colpisce molto l'opinione pubblica. La sua morte, d'altronde, avviene a poca distanza da un altro episodio tragico. Vittima un ragazzo di colore morto nei campi di Nardò. Si solleva una protesta nella nostra regione a Nardò, dove si riuniscono migliaia di lavoratori per la raccolta dei meloni. Nascono associazioni in difesa dei lavoratori extracomunitari. Anche nel Foggiano, nei campi dei pomodori, ci sono dei veri e propri lager moderni, che hanno come scenario campi agricoli. Proprio in questo contesto fu varata la legge contro il caporalato, a difesa dei lavoratori e contro lo sfruttamento. Una legge che prevede migliori condizioni di lavoro, rispetto degli orari, retribuzione adeguata, sicurezza. Ancora c'è molto da fare, ma almeno è un inizio. A volare nel cielo infinito. Insieme! Volare! Oh, cantare! Oh. Il lavoro nei campi, la povertà. È stato un uomo del sud, della vita ha conosciuto la durezza e la dolcezza, l'aspro e il passionale. E queste cose le ha trasformate in musica. Matteo Salvatore, negli ultimi anni della sua vita, è stato però abbandonato da tutti, vivendo in un sottoscala, inchiodato dall'indigenza. In Matteo c'era la vena di follia lucida, tipica dei veri artisti. Cantava la vita dei braccianti, gli amori e le donne. Bisogna che ci sia più lavoro, perché quando il lavoro diminuisce, diminuiscono anche i diritti. Bisogna dare dignità al lavoro. Qualcosa è stato fatto, ma non basta. Bisogna fare di più. È stata l'opportunità di fare un giro nel nostro centro storico e conoscere le botteghe che animano il centro storico sia di mattina che di sera, e avere l'opportunità anche di avere qui con noi Mimmo Giaccia, che ci ha illustrato con brevi versi questo magnifico libro, devo dire, che comunque tratta un argomento molto caro a tutti, che è l'argomento del lavoro e in particolare anche quello delle donne. Poi il, diciamo, devolvere il ricavato di un libro per una causa così profonda, secondo me si aggiunge un tassello ancora più prezioso a questo libro. Grazie.